Bentornati a Politica 24. Oggi abbiamo ospite il consigliere provinciale di Udine e segretario di Patrie Furlane, Federico Simeoni. La Buondì. prima domanda che mi viene così da farle, visto anche il dibattito che contraddistingue un po' il mondo autonomista friulano in tutto questo periodo, e la globalizzazione ha frantumato i stati-nazioni che sono nati dalla rivoluzione francese, che 100 anni fa hanno visto la prima guerra di stati-nazione, abbiamo visto quali disastri sono riusciti a fare, e quindi questi ormai, anche per motivi di carattere economico, dovrebbero essere superati più che superare l'Europa. Ecco. Secondo lei l'Europa dovrebbe essere un'Europa che va verso un modello federale, autonomista, oppure all'interno di questo quadro come va a collocarsi i contenuti indipendentisti, visto che non tanto tempo fa anche il suo movimento ha organizzato un importante convegno a Campo Formido dal titolo Il Partito Territoriale. Sì, l'Europa purtroppo sta dimostrando tutti i suoi limiti proprio nella concezione che continua a avere dal punto di vista amministrativo centralizzato. Dovrebbe avere la naturale evoluzione anche nelle spinte che nascono giorno dopo giorno all'interno di ogni amministrazione statale, che è quella proprio dell'autonomia dei territori. Lo vediamo in Bretagna, lo vediamo in Catalogna, in Scozia, c'è stata una forte pressione fino a pochi mesi fa anche nel Veneto, e di tutto questo non è estraneo neanche nel Friuli, in cui c'è proprio in queste ultime settimane, dopo purtroppo la recrudescenza delle proposte centraliste del governo Renzi, spalleggiate dalla governatrice regionale Serracchiani, c'è proprio questa scatto d'orgoglio delle istanze autonomiste, dove si chiede proprio per razionalizzare e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini l'applicazione di un'amministrazione decentrata. D'altra parte, gli stati rispondono col loro colpo di coda, non essendo più in grado di governare queste spinte propulsive locali, non hanno più uomini adeguati a dialogare con le realtà territoriali, pertanto proprio c'è questa recrudescenza che non è solo italiana, ma lo vediamo in Francia e da altre parti, nella Spagna stessa, come sta rispondendo alla Catalogna, è proprio con modelli sempre più centralisti. Ecco, però bisognerà in qualche modo avere dei riferimenti di carattere europeo. Lei non crede che uno dei motivi per i quali il mondo autonomista friulano è frastagliato, ha diverse spaccature, cioè non è unitario ancora? Questo che sia dovuto proprio anche a un ragionamento di collocazione politica europea? Credo che sia uno dei motivi. Io partirei prima da un punto di vista di evoluzione storica. C'è una parte dell'autonomismo che è ancora aggrappato a una realtà ormai vetusta, che sarebbe bene si collocasse a riposo, lasciando degli insegnamenti chiari a cui fare riferimento, ma che Scusi, lasciasse questo, un'evoluzione sì, ecco, naturale. questo vetusto è dovuto tra virgolette, alla lunga permanenza all'interno del mondo politico o a un riferimento culturale politico europeo? Io credo che sia uno da un punto di vista anagrafico e secondo collateralità che c'è sempre stato da una parte del mondo autonomista friulano
nei confronti dei partiti centralisti italiani. Fino a quando non si ha il coraggio di tagliare questo cordone ombelicale e fare, come diceva lei, adottare dei riferimenti che sono fuori dal Friuli Venezia Giulia, in prospettiva dell'arco di movimenti autonomisti dell'arco alpino settentrionale italiano e in rapporti degli altri grandi movimenti autonomisti indipendentisti dell'area nord centro europea, credo che il movimento autonomista friulano non farà il salto di qualità. Patri Furlane questo sta tentando di farlo. Sabato scorso a Campoformido c'è stato questo primo approccio con una realtà che per noi è molto vicina, che è quella sudtirolese, ma il tentativo è quello di agganciarci immediatamente con le realtà di Slovenia e Carinzia per poi proporci sempre poi in più in largo nella realtà europea per confrontarci su quelle che sono le tematiche autonomiste indipendentiste europee. Per rimanere un attimo e ritornare piano piano nei nostri territori, ecco, questi movimenti autonomisti hanno questo rapporto che deve essere cercato a livello europeo per contare anche dal punto di vista politico, istituzionale, e qual è i vostri intendimenti o quali sono rispetto ad esempio ai movimenti autonomisti che sono ad esempio nel vicino Veneto? Ma io credo che ci sia un po' la necessità sia in Friuli che in Veneto di trovare il filone che poi tracci la via. Per molti anni c'è stato l'ingombro e il frainteso della Lega Nord, intesa come riassunto di istanze autonomiste, che ha un po' depotenziato e frenato questa proposizione da parte dei piccoli movimenti. E ripeto, c'è la necessità che almeno uno di questi emerga in maniera, lo dico forse un po' arrogantemente, ma emerga in maniera preponderante e faccia da riassunto e traino tutti gli altri. L'esperienza del Friuli attraverso le UTI, organismo istituzionale tipico del Friuli Venezia Giulia. Ma tipico, andiamo, tipico, freniamo. Nel senso che siete gli unici che l'avete impostato in Italia in questo modo. In questo c'è una certa tipicità, ho capito il suo sacrasmo sotto questo aspetto. Ecco, secondo lei aiuta l'autonomia o invece va a comprometterla un attimino? Ma io credo che il discorso delle UTI proposto come è stato fatto dal Partito Democratico in Friuli sia l'antitesi proprio più totale alla concezione autonomista. L'autonomismo è per l'esaltazione delle comunità locali e la risposta alle istanze con applicazioni di buon governo. Le UTI non sono altro che invece un tentativo di semplificazione mal fatto, con il chiaro intento di frammentare la rappresentatività politica unitaria che aveva trovato la sua applicazione con molta fatica nel corso di 40 anni attraverso le province, a vantaggio invece di una realtà che è totalmente estranea alla realtà del Friuli, che è Trieste, che in questa maniera si avvantaggia rispetto invece a una frammentazione, a una conflittualità che è stata indotta in maniera esterna sui comuni friulani. Invece di creare un processo naturale di evoluzione e di collaborazione tra enti, si è creato un'imposizione esterna dove prevalgono le mentalità e gli schieramenti di partito rispetto invece alle collaborazioni e alle buone pratiche di amministrazione. Ecco, l'esito del referendum a Sano Decimo Pravis Domini, che hanno visto i cittadini scartare proprio la fusione, non accettare la fusione con votazioni bulgare, che cosa può insegnare questo risultato, che è un risultato politico, è un risultato istituzionale, che dovrebbe far riflettere gli organi regionali, assolutamente. Io spero, auspico che da questa votazione la giunta regionale e l'assessore Panontini traggano insegnamento, perché dovrebbero imparare che i modelli calati dall'alto non sono accettabili e non sono accettati dalla popolazione. Le comunità friulane sono comunità che hanno esperienza secolare di coesione, quindi o si capisce adesso un po' per estremizzare che la realtà friulana è una realtà un po' basata sul concetto di
quello di sangue e suolo, possiamo chiamarlo così, piuttosto che invece quello di mera amministrazione numerica calcolata freddamente su un tavolo. Noi abbiamo un'esperienza storica che è sopravvissuta alle riforme napoleoniche e fasciste che continua a tuttora a esistere. Noi abbiamo più volte rimarcato alla Serracchiani, che non ha memoria e non, perché non è nata in questa terra, quindi non lo sa, che la grande capacità di reazione del Friuli nel post-terremoto è stata data proprio dalla capacità delle comunità di auto-organizzarsi. È vero che sono stati una parte di questo miracolo friulano, sono stati i sindaci a cui è stata delegata l'amministrazione di governo, ma ricordiamoci che già la mattina dopo il 6 maggio le tendopoli si erano organizzate in maniera autonoma senza aspettare l'autorità dei sindaci, quindi abbiamo una realtà friulana che è basata proprio sulla capacità di auto-organizzazione e di autogoverno delle sue comunità, che è una capacità storica. Cosa dice allora, dopo questa riflessione legata a questa capacità di dare risposte alle emergenze tragiche come quella del terremoto, il tentativo e il rapporto che ci sarà tra non molto, se passa la riforma costituzionale sulla protezione civile del Friuli, che poi è proprio partita dall'esperienza del terremoto per diventare un modello che viene visto, viene studiato, viene analizzato non solo dall'Italia ma anche da altri paesi. Sulla protezione civile è chiaro che un discorso di coordinamento nazionale che non è mai stato efficiente, il governo dovrà porselo. Il fatto invece di andare a togliere il livello di autonomia gestionale che ha dato ottimi risultati e che è un modello da copiare da parte di tutti, ce lo copiano addirittura a modello europeo, portarcelo via, io credo che sia un atto di stupidità che non ha precedenti. Qui noi dovremmo trarre lezione come friulani, è ora che la finiamo di guardarci in cagnesco uno con l'altro, perché su questa cosa siamo sempre stati strumentalizzati da poteri esterni, e dobbiamo avere la capacità di collaborare, come il modello protezione civile da questa parte ci insegna, e costituire una realtà politica che sia in grado di contrastare questi tentativi di sottrazione dei nostri livelli di autogoverno. Federico Simeoni, da una parte abbiamo così un nuovo tentativo, da quello che emerge, di centralismo regionale, le proposte ormai diventate operative quasi, delle UTI, un po' imposte dalla Regione, il ragionamento sulla protezione civile, ma non solo, rappresentano un nuovo elemento di centralismo regionale e anche di un neocentralismo dello Stato. Ecco, i movimenti autonomisti rispetto a queste due forme di centralismo, perché abbiamo quello regionale, abbiamo quello statale, come muoversi? Quali sono i rapporti, usiamo un termine ormai forse un po' troppo così abusato, tra virgolette, che è quello della sussidiarietà, sia verticale che orizzontale, ma abusato perché poi non viene messo in pratica. Lì dobbiamo agire, secondo me, su due livelli. Uno è quello di battaglia culturale. Sembra che all'improvviso 20 anni di battaglie federaliste, che bene o male erano state condotte dalla Lega Nord, siano svanite. E noi dobbiamo ricordare che la nostra autonomia non è una gentile concessione, ma è un modello che ci è servito per dare utile al paese, perché se è vero che da una parte noi ce ne siamo giovati per la ricostruzione post-terremoto, ma dall'altra abbiamo sempre garantito consistenti entrate in sotto forma di tasse allo Stato italiano, e questo dobbiamo continuare a ribatterlo, perché qualcuno sembra che voglia ribaltarci la frittata facendo crederci che noi l'autonomia la usiamo per sottrarre fondi da altre regioni e dallo Stato, quindi a nostro favore. Questa cosa dobbiamo
smentirla seccamente e batterci per far capire che noi continuiamo a pagare tasse, siamo bravi a gestirci, almeno crediamo di essere bravi nel gestircele, e grossa parte la diamo in favore dello Stato. Quindi abbiamo tutto il diritto di decidere quello che è la nostra forma di governo fatta coi nostri soldi, soldi nostri e non soldi degli altri. Dall'altra parte dobbiamo avere la capacità e l'umiltà di coordinarci con le realtà autonomiste esterne, perché l'autonomia non è sotto attacco solamente qua in Friuli, ma è sotto attacco in Val d'Aosta, è sotto attacco nel Sud Tirolo, è sotto attacco anche in Trentino. E anche le regioni a statuto ordinario, come il Veneto. Sì, ma le regioni a statuto ordinario su questo giocano un po' di ambiguità, perché fanno una questione di mal comune mezzo gaudio. Invece noi dobbiamo convincerle sul fatto che se probabilmente qualcosa deve essere fatto è quello di far devolvere maggiori poteri anche a loro, non sottrarli a noi. Ecco, quindi un'autonomia legata alla progettualità, un'autonomia legata anche a confronti con altre autonomie di regioni vicine come può essere il Veneto e non solo, su tutto ecco questo castello che deve essere impostato e costruito, come secondo lei cala la riforma elettorale dell'Italicum, che è completamente contraria rispetto alle esperienze di tutti gli stati federali di questo mondo? Sì, qui possiamo dire che con la riforma del titolo quinto e con l'Italicum tutto quello che c'era stato accennato come federalismo, pare altro mai applicato in Italia, viene drasticamente cancellato. L'Italicum per il Friuli è altrettanto, forse anche di più drastico, perché è una riforma dove oltre a ledere i diritti delle minoranze e delle opposizioni politiche che non troveranno adeguata rappresentazione, perché con l'Italicum bisogna ricordare che verrà dato un consistente premio di maggioranza che viene a stravolgere quindi il voto dei cittadini, perché partiti relativamente minoritari si troveranno con un premio di governo che sostanzialmente non riflette il voto dei cittadini, ma dall'altra parte noi in Friuli avremo la rappresentatività del gruppo etnico più consistente, che è quello della minoranza linguistica friulana, minoranza che poi tanto minoranza non è perché sono 700.000 friulanofoni, comunque è poi una realtà politica, si è disaggregata dal fatto di lingua, che di 1 milione di persone, che viene di fatto spaccata in due. Una metà viene destinata al collegio elettorale della città di Trieste, che storicamente, sociopoliticamente, anche economicamente, con il resto del Friuli non ha niente a che fare. Quindi noi ci troveremo una parte di collegio elettorale friulano che andrà a individuare l'elezione dei deputati della città di Trieste, che hanno una problematiche totalmente diverse dalle nostre e con cui noi riteniamo di non aver nulla a che fare, e anche crediamo che ci sia una lesione del diritto europeo a tutela delle comunità linguistiche. Il Senato, riforma costituzionale di questi giorni. Tutti gli stati federali, l'obiettivo è quello che tutti i territori devono avere delle rappresentanze, partendo dai comuni, partendo dalle aree vaste, partendo dai parlamenti centrali. Il nostro Parlamento, che dovrebbe essere quello delle autonomie, di fatto va in senso inverso. Cosa dire? Chiamiamolo per quello che sarà, non sarà un Senato delle autonomie, ma sarà un parlamentino, non so neanche io come definirlo, ma una camera del fascio dei partiti, perché alla fine è così. Ci troveremo ulteriori nominati che dovrebbero parlare in rappresentanza delle autonomie, invece in realtà saranno catapultati lì dai partiti, quindi non credo che avranno alcuna voce in capitolo. Poi non si sa neanche bene attualmente questo nuovo Senato che competenza avrà, quindi veramente un pastrocchio che in Friuli rispetto a altre regioni vede la rappresentatività ulteriormente diminuita, perché se teniamo conto che una realtà di
Friuli Venezia Giulia, 1.200.000 abitanti, verrà rappresentata da due senatori come per la realtà della Val d'Aosta 100.000 abitanti, ne avrà sempre due, il Molise 300.000 abitanti, due, quindi noi ci troviamo inspiegabilmente sottorappresentati senza che nessuno degli eletti attuali in Parlamento abbia levato una voce in difesa nostra. Inspiegabile e vergognoso. Per concludere, perché il tempo purtroppo è tiranno e corre sempre molto veloce, ecco, ma è tutto quello che abbiamo detto oggi, tutte le riflessioni che abbiamo cercato di trasmetterle anche ai telespettatori, potrebbe essere un preludio a un disegno più ampio che quello della macro regione e concludiamo la trasmissione? Ma questa macro regione è come un fiume carsico, scompare per interi periodi dell'anno per poi emergere in maniera violenta nel dibattito politico. Quindi il fatto che qualcuno dei nostri rappresentanti istituzionali ci abbia garantito che non è all'ordine del giorno non ci tranquillizza, perché questo fiume continua a essere sempre più alimentato, sempre più grosso. Scusi, quindi credo che ce lo ritroveremo. La stessa componente politica poi in Parlamento fa approvare gli ordini del giorno. È chiaro, quindi questo a noi preoccupa tantissimo e crediamo che sia solo questione di mesi per ritrovarcelo non più all'ordine del giorno dell'opinione pubblica, ma forzatamente inserito e servito sul piatto e calato come un bastone sulla nostra schiena. Ecco, Federico, la redazione la ringrazia per la sua partecipazione, per aver contribuito così a chiarire le posizioni del mondo autonomista. Grazie a voi per lo spazio. Friulano, e credo che così, auspicando anche che ci sia un percorso unitario all'interno del Friuli Venezia Giulia. Lo speriamo anche noi. Grazie.